uni passano gli anni, per altri rimangono indietro. No, Robertino, Robertino in porta giocava. Ma anche Ariano aveva. A proposito di Ariano, sindaco, lei che è molto vicino alla città, è proprio al confine, come l'ha visto la situazione calcisticamente? Era una morte annunciata già con la situazione di mettere un altro nome sulla città, tipo Accadia, agganciarlo alla storia calcistica di Ariano? No, io non credo che sia dovuto al fatto del nome, è più una questione, diciamo, di organizzazione societaria, quindi è successo qualcosa all'interno della società che poi, insomma, ha rotto gli equilibri, perché poi l'anno della pandemia, credo che tutti ricorderanno che l'Ariano era ai playoff, esatto. Si stava giocando ai playoff, fece un campionato strepitoso, quindi sono dinamiche che purtroppo uno o le vive e quindi vivendole le può raccontare, anche lì poi c'è sempre, no, la versione, la botte mezza piena. Okay, bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, quindi poi bisognerebbe sentire le campane. Ha paura che anche come le Clanese Calcio scompare per un altro po' di anni il calcio d'Ariano? No, non credo. Io credo che Ariano, comunque, rispetto a Mirabella, è una cittadina, insomma, comunque ha tre volte il numero degli abitanti, quindi anche volendo credo che non possa scomparire, credo che ripartiranno da una promozione. Adesso non so se acquisteranno un titolo o sarà lo stesso Ariano Accadia, non lo so cosa faranno, sono scelte che dovranno in qualche modo prendere gli addetti ai lavori, ma non credo che possa scomparire, anzi c'è il rischio che qualcuno possa anche riattivare una forma di entusiasmo particolare intorno invece a un nuovo gruppo che si formi in promozione. Sindaco, le due partite più cruciali che secondo lei, parlo del girone di l'andata, non l'ho vista, quindi non l'ho seguita molto, il girone del girone C di prima categoria, è quella di Castelfranci. Ah, per noi sì. Noi sì, ma se non erro stavate a tre punti dietro, due punti dietro, e poi voi avete pareggiato e l'Apice ha vinto. Ha vinto a Montella 3-2. Sì, vabbè, ma allora questo lo dico sempre perché va detto, perché poi il calcio, ogni campionato ha una sua storia. Era l'anno dell'Apice, su questo non c'è dubbio, perché l'Apice poi ha vinto una serie di partite anche al 95esimo, anche a Savignano ha vinto senza tirare in porta, insomma voglio dire era l'anno dell'Apice, però era l'anno dell'Apice perché l'Apice rispetto alle altre società aveva un'organizzazione. Io questo ho notato, io ho visto il big match Venticano Apice che è finito 0-3, diciamo che stava succedendo un po' l'inizio, quello che è successo tra Altavilla e Savignanese un po' di settimane fa, poi si sono un po' calmati gli animi, però l'Apice non è l'Altavilla. A Venticano e Altavilla, però no, dico il Venticano non è l'Altavilla. No, quindi no. Io lo so che ormai ci avete questo tende amare. No, l'educazione è un'altra. Allora, il calcio è uno sport. Lo sport lo deve fare chi ama fare lo sport, non chi fa per mestiere provocazione, è un'altra cosa. C'era tanti anni fa, se lei le ricorda, ad Avellino c'era una squadra che era proprio intitolata al nome che facevano solo bordelli, si chiamava Rione Mazzini. Lo ricordate? Ecco, che poi è stato come proprio no. Escluso da tutti i campionati, anche giovanili, perché ha fatto anche la promozione. Promozione, sì, assolutamente. Ho visto in quella partita di Venticano l'Apice, ho visto la struttura proprio della sia societaria che squadra, quindi una squadra unita, sì. È anche quello che fa vincere i campionati. No, ma sicuramente, ma è stato, diciamo, l'elemento trainante, perciò dicevo, era l'anno dell'Apice, considerato che anche, insomma, le altre squadre erano squadre di buono livello, ma non squadre, diciamo, non costruite non eccellentissime, insomma, di buone squadre. Ad esempio il Nusco è un'ottima squadra, lo è anche il Venticano. Ma il Venticano cosa è successo? Il Venticano dopo la sconfitta di Apice ha fatto ma anche qui il problema è sempre legato all'organizzazione, perché il Venticano ha perso il portiere con l'Apice, quelle tre giornate di squadra, due espulsi, quella domenica, quelle quattro giornate ha raccimolato credo un punto solo. E quindi, ma nemmeno oggi va tanto benissimo, quindi però è diverso, perché poi diciamo che una
anche domenica 0-0 col Tufara, quindi che non è proprio una squadra, no, assolutamente, però non era proprio una squadra improvvisata, è una squadra che ha una sua organizzazione. Fino a dicembre era tra le prime in classifica, poi insomma ha perso dei pezzi importanti e quindi naturalmente se si comincia a perdere l'attaccante, il centrocampista, il difensore centrale, si perde la colonna, e quindi è naturale che poi si... Però voglio dire, anche lì, se avessero avuto un portiere di riserva ai stessi livelli del portiere titolare, probabilmente non avrebbero risentito di questa cosa. E quindi è sempre legato agli investimenti che una società fa per poter raggiungere un obiettivo. Quindi era l'anno dell'apice ed è giusto che abbia vinto l'apice. Sindaco, andiamo un po', abbiamo gli ultimi 5 minuti prima di salutarvi. Io faccio sempre questo paragone, vabbè, Savignano fa campionati di prima categoria da tanti anni, quindi si riesce a mantenere sempre in un buon livello anche classifica, quindi chiude diciamo nelle prime 10. No, prime 10, io dico, non mi ricordo l'anno scorso. Se no, noi siamo sempre siamo ai primi 5. Negli ultimi 4 anni? No, ma anche prima. Ah, quindi, ok. Prima, non mi ricordo le classifiche. Qualche campionato siamo arrivati. Io la favoletta che mi piaceva viverla e ho visto un po' era il Rocca San Felice. Rocca San Felice era una delle società che per 2 anni era a 25 secondi. Io mi ricordo 25 secondi dalla promozione. Sì. Quindi, perse uno spareggio, vinceva 1-0 negli ultimi. No, non era Cadia. Era una squadra del Casertana, quindi, no, forse con sì, non mi ricordo, Marzano di Nola. Marzano di Nola vinceva 1-0, negli ultimi 30 secondi ha perso 2-1 e quindi poi si è un po' andata, non è che anche lì è stato fatto un po' però il campionato che fu interrotto per era stata COVID, costruita per rivincere COVID, il campionato. Comunque aveva una buona posizione di classifica, se la stava giocando, anche se lì poi c'erano due squadre, c'era Vitulano e Castelpoto che avevano un altro Castelpoto domenica si gioca di nuovo, forse te lo ribecchi un'altra volta in prima l'anno prossimo. Deve fare il play-out da Bisaccia, quindi due risultati su tre per il Bisaccia. C'è il nostro portiere Viscione che sta a Castelpoto, abbiamo avuto, perciò quindi voglio dire, hanno fatto una squadra. Anche quest'anno era un'ottima squadra, però quest'anno probabilmente ha avuto è stata sfortunata, ad esempio ha perso con l'Apice in casa 3-2 prendendo 3 tiri in porta, ma era una squadra degna delle prime 5 posizioni. Quindi alcune volte sono delle annate che scrivono delle storie particolari, poi sì, adesso poi col tempo si è persa, insomma giocatori importanti sono venuti meno, però era partita quando è venuta a Savignano che perse 2-1 da noi, era ancora una squadra strutturata, insomma, ecco, forse non meritavano nemmeno la sconfitta. Mister, una promessa da fare al popolo di Savignano in queste, diciamo, queste ultime due partite. Io metto ultima di campionato e finale playoff, quindi. Ma l'ultima di campionato credo che sia obbligatorio vincere, insomma, e quindi per cercare di fare direttamente la finale playoff, perché poi c'è anche la stanchezza, bisogna ammettere che una squadra che viene da 15 risultati utili consecutivi, ci sta che possa essere stanca anche psicologicamente, poi soprattutto quando si fa una rincorsa importante come quella che abbiamo fatto noi all'Apice, e quando sei lì, quando rincorri, esatto, sprechi quando, sempre, quando sei lì poi ti incontri un campo come Castelfranci dove giochi a pallanuoto, insomma, e svaniscono le speranze, c'è una ripercussione psicologica, è già importante che non abbiamo perso dopo quella partita, quindi mi auguro che di vincere sabato e poi giocarci una finalissima e vincerla sul nostro campo. Poi quello che sarà, diciamo, a livello di finali regionali, pazienza, vedremo. Ah, quindi quello in prima non vai direttamente in devi fare ancora Cioè tecnicamente ci sarebbe una semifinale, una finale. Cioè solo la promozione sale direttamente in eccellenza. Solo la prima e poi la migliore seconda dei vari gironi. Quindi poi ci sarebbe una finale ed una semifinale e finale a livello regionale. Ma lei l'accetta un regolamento così? Vabbè, ma non... Beh, allora, c'è un altro discorso. Ogni anno queste squadre che poi arrivano a giocarsi le finali, i playoff, vengono sempre richiamate dalla Lega, perché come diceva prima, no, sono scomparse 50 società e l'anno prossimo ci sarà lo stesso problema di chi non si riscrive, di chi scompare, quindi
siccome la Regione Campania, la LND, insomma il Comitato Regionale Campano, ha tantissimi gironi e tantissime squadre, per mantenere gli standard chiamerà sicuramente le squadre a ripescaggio. Savignano ogni anno, come per i punteggi che ha e anche per le classifiche accumulate negli anni, per la storia che ha Savignanese, insomma Savignanese ha avuto anche una benemerenza per oltre 50 anni di storia dalla Lega Nazionale Dilettanti, viene sicuramente richiamata per la promozione. È una scelta come è successo in passato. Ma da, per lei è più bello vincerlo sul campo, oppure magari l'anno prossimo arriva Zigarelli e dice ok, no, ma do l'iscrizione al campionato di promozione? No, ma noi infatti l'anno che pareggiamo la finale, quindi poi per differenza di posizione in classifica non fummo ammessi in promozione, non abbiamo accettato il ripescaggio. È naturale che la cosa più bella è vincerla sul campo, poi dipende sempre dall'entusiasmo, dalle persone che stanno indietro. Sindaco, ma io la chiamo sempre o sindaco mister, oggi è va bene. È una cittadina come Savignano, una struttura non dico di campi e altra roba, riesce poi a mantenere un campionato di promozione? Ma dipende sempre dal numero di persone che si stringono intorno a un progetto, però si riesce, perché poi paradossalmente in promozione, essendoci anche i fuori quota, si potrebbe anche spendere meno di quanto si spende in una prima categoria. Poi è naturale che ma questa cosa dei fuori quota è un po' è un'arma a doppio taglio, bisogna vedere dove si vanno a pescare. Ma la promozione per Savignano è come la Serie A per il Pescara, per non offendere nessun altro, insomma, quindi voglio dire, sarebbe probabilmente così uno sfizio da togliersi per cercare di salvarsi, insomma, e poi, quindi voglio dire, va bene quello che ognuno poi dovrebbe stare nelle dimensioni. Cioè sulla struttura non vi possono venire a dire nulla, già no, è tutto, quindi addirittura una cosa che mi era passata, avete messo anche i vetri. Sì. No, il primo campo, se non erro, in Irpina che ci sta. Ce n'è un altro che io conosco, poi non lo so se ce ne sono altri, ma penso che Scampitella, Scampitella. Però, sì. Scampitella non è omologato, diciamo così, come quello di Savignano, non ha a livello di sicurezza e quindi di... Che poi bisogna dire che anche lì avete usato poco cemento, quindi tutto in struttura in ferro, quindi sia da una parte e dall'altra. Io mi ricordo sempre quando venivo a vedere qualche partita da buon tifoso del Grotta, vedevo la partita con l'HD nei campionati, se non erro, non mi ricordo, forse pure le Clanese ha giocato qualche partita Le Clanese, poi c'era anche l'Artemisium quell'anno giocavano due squadre a Savignano, sia l'Artemisium che l'HD, era il campionato che si giocavano la promozione, e mi ricordo sempre sotto la pioggia dall'altra parte, perché non c'erano spalti, quindi adesso almeno ci si copre, almeno ci si copre. Va bene mister, io la ringrazio. Facciamo un nodo al fazzoletto in caso di playoff, se riusciamo riveniamo a vedere la partita, a trasmetterla in diretta in pace, quindi bisogna vedo prima chi prendete, quindi in base a chi prendete io mi spero che l'importante è fermare, come si dice, una volta bloccata l'immagine ok, poi quello che sono in retroscena, che sono cose noi abbiamo preso subito le distanze da tutte e due le parti, perché comunque noi non eravamo in campo, però vedere certe scene, quindi diciamo che probabilmente c'è stata un'esagerazione. Io, se non erro, per chiudere proprio, avete allontanato il calciatore che poi è successo che poi, come l'ho visto io in campo, era quello che forse era andato lì per mettere un po' di pace, poi si è scaturito il tutto. Non glielo dico a microfoni spenti, perché non, io già ho già risposto prima, non entro in questo, mai però ho detto il pallone lo dovrebbe è un'altra fare cosa. La gente, ecco, i provocatori dovrebbero fare un altro tipo di mestiere. Poi ci sta che quando si provoca poi c'è il rischio che anche quelli più buoni possano reagire. Va bene, io ti auguro, vi auguriamo tutto il bene. Non posso dire di vincere i playoff, perché sennò altrimenti mi faccio nemico sia della vecchia che sta arrivando col Nusco, poi vinca il migliore. Sì, poi gli amici di Venticano, quindi felice Pepe, quello che si è messo là. Lo sapeva già. Va bene, grazie Fabio Della Marra, ci vediamo prossimamente sui campi. È stato un piacere, grazie. Io vi lascio giusto per un paio di minuti in musica. Al mio rientro avremo la Cinnusco con Marino Della Vecchia, il
mister Marino Della Vecchia, il DS Francesco Bicchetti, che parleremo anche qui un po' del campionato di prima categoria del girone C e un po' del corso del Nusco in questo campionato.